Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Uno RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del mercoledì con Rage Simulator. Hi everyone, welcome to our rendezvous with Rage Simulator. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Rage Simulator. Un saluto a tutti quanti e benvenuti all'appuntamento nostro con Rage Simulator. Oggi continuiamo con la nostra avventura, andiamo avanti con un po' di lavoro. So today we will go on doing a lot of things. Aujourd'hui, nous allons faire beaucoup de choses ici sur Ranch Simulator. Voilà, ok, iniziamo. Allora, l'ultima volta abbiamo costruito questo piccolo, questa piccola balconata qui, poi abbiamo sistemato un po' le mucche, abbiamo acquistato una coppia di mucche e poi abbiamo fatto un po' di lavoretti. Allora, io direi di andare subito. Eccoci qua. Andiamo subito a controllare come stanno i nostri animalozzi. E nel frattempo poi facciamo partire anche un po' di musica in sottofondo. Ok, il maiale qua, maialozzo, ok, sta bene. Oh, abbiamo la nostra scrofa qui, gravida, anche qui, due.
questi proprio qua, dite voi, naturalmente. Va bene, allora. Vediamo subito se c'è bisogno di fare qualcosina. Let's check if we need to clean. Ah, come sono bellini. They are nice. So I will clean here before going on. Oila! Buongiorno. Good morning, Fringuellozzi. Mi sembra di aver raccolto tutto. Allora, vediamo se riusciamo ad uscire senza. Ok, perfetto. Allora, io direi. Quanto abbiamo? 12.000, ok. Allora, qui ovviamente ho completato la costruzione della scala d'emergenza qua. L'uscita posteriore qui. Ah, qui però. No, allora, io direi di andare un po' a vedere se troviamo qualcosa di buono strada facendo. Allora, io dovrei anche mungere, ah, giusto, io devo mungere le mucche. È giusto. La prima cosa che andrò a fare adesso è quella di mungere le mucche. Riempiamo i trogloditi qua. Allora, eccole qui, le abbiamo prese. Dall'ultima volta che mi sono trovato con le mucche decedute, poi ho venduto la carne e ho recuperato un po' di soldini. Ops, scusa. E ho recuperato un po' di soldini per acquistarne un'altra coppia. So in the latest on the two last streams ago I had a very huge problem with the animals and I found them a lot of them dead. And I bought first one cow, then earning money by pig meat, I bought another one. So now I have 3 cows, 35. Ah, ecco, ok. Allora, io direi questa. Direi di portarla all'interno della struttura qua. Poi dopo andremo a. Ah, ecco cosa devo fare. Beh, che per ora sono in single play. Allora, quindi riepilogando. Questi sono tutti vuoti. Ok, andiamo a dare un'occhiatina al solito posto.
inguidabile sta macchina, eh? Intanto vi do il benvenuto alla live, anzi bentornati per alcuni di voi, per chi fosse la prima volta in cui sta guardando un video di questo canale. Io mi chiamo Fabrizio e qui su Twitch sono conosciuto anche come Dablo, ODB, come mi chiama il gran maestro di farming Jason Farm, che saluto. Ciò a cui state assistendo in questo momento non è un semplice gameplay, ma è una diretta sperimentale, una creazione di un nuovo format chiamato Soft Gaming. E quindi mi auguro che questo nuovo format possa essere di vostro gradimento, e qualora dovesse continuare ad esserlo, ecco, fatemelo sapere. Sia qui su Twitch, ma anche sul mio canale YouTube, iscrivendovi ai due canali, quindi Dablogistica Twitch, chiedo scusa, Dablogistica 1 per Twitch, poi Dablogistica invece sia Facebook che Instagram e YouTube. Il logo è sempre lo stesso, quindi ecco, mi farebbe enormemente piacere se mi faceste, veniste a trovare, a seguire. Hi everyone, welcome to this live streaming. My name is Fabrizio, also known here on Twitch community as W. DB, as my friend Jason Farmer called me. In this moment, you are watching a new kind of format that I am trying to inventing. It's called soft gaming, and the goal of this kind of live streaming, it's let viewer feel relaxed while watching this kind of video. And I want to say thank you so much, as well if you are watching this video on replay here on Twitch or on YouTube. And you will watch this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. local PM on Tuesday and Wednesday, sorry. And thank you so much. Now let's go on. Salut à tous et bienvenue dans le canal. Je m'appelle Fabrizio, je suis connu dans la communauté ici de Twitch avec le nom de Dablo ou DB, comme on m'appelle mon ami Jason Farmer. Ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un classique gameplay, mais c'est un gameplay expérimental que je suis en train d'inventer, un nouveau format que ça va appeler soft gaming. Le soft gaming, le but du soft gaming, c'est de faire sentir relaxé ceux qui regardent la vidéo ou ceux qui regardent la directe. Et je vous remercie à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique. Merci beaucoup à vous aussi. Si vous êtes en train d'aimer ce genre
ce genre de vidéo, ce format, s'il vous plaît. Alors suivez mon canal ici sur Twitch ou mes canaux social media qui sont YouTube, Dab Logistica, aussi Dab Logistica sur Instagram et Facebook. Allora, adesso io direi di andare a fare un po' di carburante perché stiamo un po' a secco. Allora, vorrei tentare di acquistare un bel cavalluccio. I was thinking to try to buy a horse. A horse with no name. Allora, rabocchiamo un po'. Ui, che ha fatto? Ah, ecco, adesso adesso è andato. Ok. Penso che il pieno l'abbiamo fatto. Allora, forse mi converrebbe costruire un pollaio, quasi quasi. Sto pensando, eh sì, perché potrei aumentare il valore dei prodotti mettendo le uova. Quindi dovrei acquistare un gallo. Potrei acquistare un gallo e un paio di galline. Allora, qua se non mi sbaglio. Ok, salviamo un attimo. Allora, intanto vediamo un attimo qua. Ah, qua ci vogliono. Aspetta un momento, allora. Quindi, allora, vediamo un po' dove possiamo posizionare il pollaio. Ok. Allora, diciamo che dovrei costruirlo. Potrei costruirlo qua di spalle, vediamo un po'. 20 galline, più di 20 galline, non più. Allora, premium, quanto mi costa? Vediamo un po'. Forse non proprio in questa posizione, ma così. Vediamo l'acqua se arriva qua. Abbondantemente. Allora, assi di legno 50, metallo 25. Dovrei avere del metallo. I will buy a chicken coop. Bigger chicken coop, no. Barre di metallo le ho finite. Allora,
Vediamo un po' dove possiamo. Possiamo andare a recuperare un po' di legna. Let's check where I will bring some wood. All right. Una bella spray. Ok. Allora, abbiamo detto 40. Quante ne servono? 65 di legno e metallo 35. Allora, arrivato a questo punto, giusto, potrei andare in questa direzione qua. Allora, qua più o meno. Ah, qua però bisogna rabboccare il serbatoio. Ok. Quindi 65. Queste no. Liberiamo un po' di spazio qua. No, queste. Eccole qua. E 65 pezzi di tavolozze. Ce ne vuole, ce ne vuole. Altro che. Spazio qua. Allora iniziamo. Ah, però aspetta, devo andare a prendere la latta con la benzina, altrimenti rimango a secco. Now I will use the saw, but I need fuel because I saw the fuel level and I think that is not so much. Ciao MPDJ70, benvenuto alla live. Eh sì, ce ne vogliono 65. Ne vedremo delle belle qua. Allora, intanto vado a recuperare. Vado a recuperare questi pezzi di tronchi qua. Ecco qua. Non è facile e poi ci vuole anche il metallo. Però diciamo che nella disgrazia dell'ultima. Sì, questo lo so. Nella disgrazia, diciamo, di 2 live fa, in cui quando ho aperto il gioco praticamente avevo i maialozzi adulti tutti quanti schioppati. Quindi, nella sfortuna, vendendo, diciamo così, i prodotti derivati dalla loro carne, sono riuscito a recuperare un po' di soldini e quindi ho potuto continuare la mega costruzione del laboratorio.
È la prima volta che vieni in live qui su Ranch Simulator, o è la prima volta che guardi anche un mio video? Così magari, se me lo dici così, ti faccio vedere un pochettino le cose che ho fatto. E di legna veramente ne ho tagliata tantissimo. Certo, mi dite gentilmente se il volume della musica è troppo alto. Ancora grazie a tutti quanti voi che state guardando questa live o questa replica. Benvenuti nel canale. Mi auguro che il format del soft gaming possa essere di vostro gradimento. E in effetti è il format che sto cercando di inventare, un format che permetta a coloro che guardano le mie live di sentirsi, di rilassarsi, ecco. E mi auguro che possa essere di vostro gradimento. Perfetto. Mike Papa DJ 70. DJ 70. Era un campionatore della Roland, se non ricordo male. Un vecchio campionatore della Roland DJ 70. Il tuo nick prende spunto da quel glorioso e sofisticato strumento per creare musica, mixare musica. Opla! Quattro salti, non ce li toglie nessuno. Piano di caricamento, come sempre, efficiente. Si spera all'altezza di fare un buon lavoro. Allora, la sega dov'è che l'ho messa? Ok, sta là. Allora, quasi quasi porto qua la sega. Ma si sì, mette a spostare tutte queste cose qua. Ah no, qua c'è ancora. Allora mi inizio a tagliare qua. MP, Mike Papa, anche tu giochi a Ranch Simulator? Ormai un bel po' di tempo che ci gioco e bisogna sapersi organizzare, perché all'apparenza può sembrare che non ci sia nulla da fare, ma con un pizzico di flessibilità mentale, di organizzazione, si trovano un bel po' di cosucce carine da fare. Un bel tramonto. Ma io qui devo assolutamente terminare il lavoro. Ok, l'auto sta qua.
Vediamo subito. Lui, eccola qua. Iniziamo a scaricare qua. Non ci voleva. Allora, quasi quasi direi di andare a dormire, altrimenti qua è bello complicato. Ah, è bella, la DJ70 è un glorioso campionatore. Avevo messo la brandina. Ok, quindi anche tu, diciamo che sei appassionato, chiedo scusa, di musica suonata. Io pure, io mi diletto a suonare la tastiera, non sono eccellente, diciamo bravissimo, però con gli accordi riesco a fare un po' di a suonare qualche pezzo. È un campionatore che ha fatto la storia della musica degli anni 90. DJ 70 Roland. Ne hanno campionati, ma tanti tanti pezzi, oltre a mixarli live, altro che software sui PC o sui Mac. Registravi sulla ROM la memoria interna del campionatore e poi puff, iniziavi a fare tutto live. Sceglievi la tonalità in base al tasto e tutta un'altra musica. Io ho una tastiera che permette di campionare ma a voci singole, però quel campionatore lì ha fatto veramente la storia della dance anni 90. La 49, ma è una, io avevo la mia prima tastiera era una Roland E36, poi ho acquistato una Gem General Music VK2000 e poi una Korg PA800, ma un bel po' di anni dopo. La prima tastiera era quella lì, le 36, non aveva ingressi USB, tutto MIDI, vecchia scuola. Qua ci mancava solo il brutto tempo. Allora mi devo orientare un attimo dove che ho tagliato, mi sembra di qua, da qualche parte, ecco qua. Oggi poi con le periferiche USB, con le master keyboard e con l'uso del Cubase, con il plugin e tutte queste cose qui, diciamo che la musica è diventata molto più home, mentre invece l'esperienza fatta con gli strumenti acustici, quindi strumenti reali,
è tutta un'altra musica. Sì, quindi sei tastierista, se ho ben capito. O in qualche modo suoni la tastiera. Bella la Casio. Guarda che all'epoca quella lì della Casio con le lucine, se non ricordo male, le lucine servivano per farti individuare le note mentre partiva la demo. Minchia. Ups. La demo, mamma mia. Schiacciavi il tasto demo e se volevi fare il tipo che sapeva suonare bene, facevi una sorta di playback. Mamma mia. Eppure io. Poi ho imparato gli accordi, ma per puro caso, iniziando a mettere un dito, due dita sui tasti, tre dita, e poi ho scoperto che quella era la cosiddetta armonia, diciamo così. L'armonizzazione, e quindi diciamo che per puro caso ho imparato gli accordi di Do maggiore, Mi minore, Sol maggiore, La minore e Do, Mi minore, i primi accordi, e Re maggiore, i più semplici. Poi dopo ho acquistato un libretto di quelli lì che si vendevano all'epoca nei negozi di strumenti musicali nei primi anni 90, e quindi da lì ho iniziato a cercare di ampliare un pochettino quelli che erano gli accordi che per puro caso avevo cominciato a suonare, insomma. La tastiera che mi era sempre piaciuta, se non ricordo male, pare che era la, non so se mi sbaglio, la VX2000, mi pare si chiamava. No, scusami, la VX2, se non ricordo male. Che poi avevano anche delle basi MIDI non standard, le General Music, tastiere italiane. Lo stesso produttore degli impianti di amplificazione della LEM. Che ricordi? La GEM l'ho comprata nel 2000. 2003 credo, 2003-2004, la Korg invece un paio d'anni più tardi. Beh, poi avevo acquistato all'epoca diversi strumenti, fra cui anche una batteria acustica, basso a 5 corde, chitarra elettrica acustica. E poi mi è venuta la fissa per un periodo di suonare il sax e acquistai un contralto, un sax contralto che poi diciamo per questioni di suoni e cose, non potendo insonorizzare la camera, ho dovuto lasciare e quindi non ho potuto più continuare col sax, però è bello complicato. Diciamo che per un bel periodo sono stato polistrumentista, poi ho dovuto tralasciare un po' per via del lavoro, insomma, poi cambiano le priorità e quindi poi sai, se
si mettono in stand-by. Oltre, io per esempio, oltre ai MIDI, poi c'erano anche, si vendevano le raccolte dei brani, i musichieri, non so come definirli, quei libroni grossi grossi sul quale poi ci trovavi centinaia di canzoni. Sia quelle lì, diciamo, degli artisti singoli, e sia quelle lì delle compilation, chiamiamolo così. Quelli enormi. Sì, le basi musicali, diciamo che le ho scoperte dopo, con la General Music. Nel caso invece dei libretti con gli accordi, quelli poi io utilizzavo l'arranger della tastiera, e ho suonato tante volte le canzoni degli 883, quindi ti lascio capire già un pochettino la mia era. Insomma, tutta un'altra musica. E come diceva il grande Pino Daniele, tutta un'altra storia. E oggi invece, con l'avvento, diciamo, di internet, si trovano le basi fatte anche bene. All'epoca, con i suoni della Roland, con la Gem, mi sono tolto delle belle soddisfazioni. Però i suoni che mi sono sempre piaciuti sono stati sempre quelli lì Yamaha, perché avevo un bel set di batteria, la Yamaha, e poi aveva anche il sintetizzatore FM, quello lì delle macchine degli anni 80 gloriose, e insomma, veramente fatta bene. O purtroppo, un po' per mancanza di tempo, un po' pure per i tempi che corrono, avrei voluto acquistare una Tyros della Yamaha, una Tyros 3-4, che diciamo si troverebbe ancora a buon mercato, però rimane sempre il fatto del tempo da poter dedicare alla musica. E quindi alla fine, per il momento, mi godo la mia Korg, che oramai mi sa che l'anno prossimo saranno oltre 12 anni che ce l'ho. Devo far girare un po' di corrente nella circuitazione, un po' come si fa negli apparati radio. La mia prima tastiera è stata una Bontempi System 5 all'età di 11 anni, mi fu regalata da mio padre, però io prima, nel periodo di Natale, quando ero ancora un po' più piccolino, nel periodo di Natale, quando andavamo a fare la spesa insieme ai miei genitori, loro mi lasciavano nel reparto dove c'erano le tastiere, e là rimanevo ore e ore in estasi. Sono sempre stato attratto dagli strumenti musicali. E poi diciamo che ho scoperto qualche anno dopo, diciamo così, di avere
una certa passione. Ah, sì, Enola Gay. I classici degli anni Ottanta. Però con il giro di Do, quante canzoni ci hanno fatto. Veramente tantissime ne hanno fatto. Un giro di accordi semplice, ma negli anni 60 hanno prodotto veramente tanti, ma tanti pezzi. Tipo Il gatto e la volpe, quello di Edoardo Bennato, Sapore di sale, eccetera, eccetera, eccetera. Eh sì, Do, La minore, Re minore, Sol settima. Gli accordi sono sempre quattro. O solitamente sono quattro. Che chiude il giro armonico. E ci hanno fatto anche tra l'altro dei bei successi, dobbiamo dirlo. Ci hanno regalato negli anni 60 i grandi autori. Ci hanno regalato delle perle, oltre che dobbiamo dirlo pure che negli anni 60-70 la maggior parte, diciamo che una parte delle canzoni portate dai cosiddetti complessi non erano altro che cover di brani americani piuttosto che inglesi, francesi, e quindi da questo punto di vista noi italiani nel periodo diciamo della creazione di nuovi generi musicali non siamo stati da meno. E poi negli anni 80 è arrivata la Italo Disco. E stiamo parlando di scusami, Self Control di Ralph e altri pezzi. La dance anni 80, sempre Italo Dance. E l'Italia ha portato sempre fatto delle belle cose. Non ultima una cover, è rimasta sospesa la LAT. E non ultima cover era quella lì di Zucchero, Indaco dagli occhi del cielo, che poi era una canzone dei The Corgis che si chiama Everybody Good to Learn Sometimes. Però bella. Zuccarotto ha fatto veramente un gran lavoro. Sugar Fornaciari. Ciao amico Cervo. Willa, carissimo. Grazie per essere passato in live. Talebano 77 ha appena brindato con 10 bits. Grazie mille. Cheer Grazie, 10. voglio. Sei sempre un amicone. Come stai innanzitutto? Talebano 77 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie, voglio. Io qua mi sto organizzando per domenica, come vedi. E allora se vuoi rientro al lavoro qua e io qua, ah questo era,
Scusami, buon rientro. Non so se devi guidare, comunque. Grazie ancora per essere passato a salutarmi. Grazie per il supporto. MPDJ, non so se conosci l'amico Talebano. Anche lui è un carissimo amico streamer. Se ti va, dai un'occhiata ai suoi contenuti, che anche lui è molto bravo. Ed io con lui la domenica sera, insieme a un altro amico, portiamo farmi, scusami, Range Simulator in multiplayer. Ah, tranquillo, perché probabilmente Lost tu già segui il canale, quindi ti conteggia già come visualizzazioni. Sì, sono della Campania. Io abito a nord di Napoli, ad Avellino, al ex 231esimo reggimento. Ci ho fatto il militare di leva, ho fatto il CAR. Adesso lì dovrebbe esserci, come si chiama, la guerra elettronica, il reparto trasmissioni, ecco. Avellino, bellissima città. Veramente mi sono trovato bene. Ti scrive doppio. Strano. Sì. Ah, fortunatamente Twitch da questo punto di vista è fatto bene. Ah, ok. Stavo pensando di creare un team, no? Dove il team, diciamo così, una specie di gruppo dove inserire gli amici streamer. E così mi è venuta questa idea strana e... Ah, ce l'hai già. È tipo team, queste cose qua, il team. Allora, fornello, penso che per il momento non mi serve, però. Ok, 500. No, io parlo su Twitch. Su Twitch ci sono dei team. Ad esempio, a me hanno mandato un invito per far parte di un team e ho accettato. Praticamente è come se fosse una squadra dove poi ognuno può vedere chi sono i componenti e può andare a seguire le live di uno piuttosto che di un altro. Era un'idea così che mi è un po' venuta in mente. Mettere un po' noi streamer in amicizia, diciamo. E questo stavo vedendo e sto cercando di capire se chi, diciamo, fonda il gruppo deve essere qualcosa del genere. Pollaio costoso, non so se è questo qua, lo sai, vediamo un attimo. Pollaio premium, ho fatto.
Non più di 30 galline. Vabbè, diciamo che... Ah, ho capito quale dici tu. Diciamo che magari più in là ne creerò un altro, questo sì. Allora, eccoci qua. Scusate, mi sono un attimo assentato. E inizia già a laggare qua. Ok, allora, mo qua. Ah, e qua devo ancora creare tutte quelle cose. Ok, allora, mi sa che... Stavo pensando se metterci un paio di neon qua dentro. Allora, costruiamo l'abbeveratoio. Questo io lo vado a mettere, ok. Qua si va sempre notte, vabbè, mo vado a... Oh, e mo vado a dormire qua, che mo tra poco... Si fa ora. DJ, infatti, quello là, io per esempio trovo difficoltà a raccogliere a volte anche le uova con il paniere. Non so se è un difetto del mio mouse, però non sempre riesco ad agganciare bene le uova, e quindi sto là mezz'ora a perdere tempo. Allora, qua mo ci creiamo il tutto. Allora, abbiamo detto abbeveratoio piccolo. E poi creiamo due mangiatoie, e queste le dobbiamo mettere distaccate dal muro, distanti dal muro, altrimenti le galline quando si mettono e producono le uova qua è un bel problema. Infatti, DJ, io ho la vaga impressione che il problema quasi sicuramente sia il mio mouse, che non è proprio precisissimo. Questa è la cosa che ho pensato. Altrimenti non ci sarebbero altre spiegazioni. Giusto, giusto. Allora, riempiamo i troglodi. Trogoli, scusate. Ok, now I built this chicken coop, and I will buy some chicken now. Ok, tutto sommato fatto veramente bene. Allora, mo prendiamo un gallo e una gallina, e poi devo andare a mungere subito, subito, subito le mucche, tre mucche. Talebano alla fine poi ha acquistato le altre due mucche dopo la moria. E
direi che è andata bene. Sono cresciuti, iniziano a produrre anche un bel po' di latte. Andato a posto. Meno male che in questo gioco non c'è traffico. Altrimenti sarebbe stato un problema. Mo piglio. No, c'era, ma quello è il bello. Avevo tutti i trogloditi pieni. Il problema, secondo me, probabilmente sarà stato un bug perché non è successo soltanto a me. Quindi, molto probabilmente è stato, come ti ho anticipato, un bug. Allora, vediamo un attimo se devo prendere qualche altra cosa. Ah, mi serve l'ovo scopo, ovviamente. Perché con l'ovo scopo poi devo capire quali uova sono feconde, quindi portano il pulcino all'interno, e quali sono uova da poter vendere. Mettiamo così, Rockhouse, vieni qui. Ecco qua. Ovviamente, con le uova, per chi non lo sapesse, possono essere sia vendute e sia utilizzate per essere messe nella lavorazione della carne. Infatti ho letto da qualche parte che ne aumenta il valore. Quindi, Talebano, poi quando domenica facciamo la live e magari ci abbiamo qualche uova, dobbiamo provare a metterla nella carne. Dovrebbe darci un piccolo extra. Abbiamo le nostre gallinelle qua. Mo' fortunatamente, però, DJ alla fine, diciamo così che nella disgrazia, tra parentesi, sono riuscito a recuperare un po' di soldini con la vendita della carne, e quindi ho potuto fare un po' di lavoretti. Allora, questo boh, la portiamo qua dentro, la portiamo al riparo, mettiamo pure la macchina a riparo qua. Ho fatto anche una specie di scala di emergenza qua, diciamo così, se così si può chiamare, che mi porta praticamente fin sull'attico. Questo è il laboratorio. Ah, ecco, mi ero scordato di farti vedere il laboratorio. Allora, il laboratorio l'ho strutturato su due livelli. Questo che è il primo livello, quindi diciamo il primo piano, qui avviene la lavorazione della carne. Poi qua c'è un piccolo balcone con una pensilina. Poi
Poi andiamo giù. Fammi chiudere la porta, altrimenti qua poi, quando c'è la tempesta, tempesteggio. E poi qua sotto invece, qui faccio la lavorazione della carne. Con il caio, ma dici con le muffe? Perché se dici quelle con le muffe, sì. Allora, facciamo così. Ah, si può aggiungere, ottimo. Allora, facciamo un po' di formaggio a muffa blu. Devo fare 6 forme. Scusate, 6 forme di formaggio a muffa blu e 6 a muffa bianca. Ok, allora questo dovrebbe aver finito. Quindi alla fine diciamo che un altro fornello proprio, forse volendo si potrebbe prendere il caio, forse dici DJ? Il caio sì, il caio in effetti è quello che estraggo dalla pentola senza metterla ad essiccare. Ah, stagionare, scusa, essiccare la carne. Diciamo che variare è sempre l'ideale. Però sì, per guadagnare un po' di più sicuramente. Vendere più formaggi a muffa blu comporta ottime entrate, però anche per variare un pochettino il gioco, ecco, cerco di farlo un po' più vario. Allora, con queste sono. Ah, questa arriva a 5. E poi dopo mi sa che devo iniziare a dipingere un po' qua perché è troppo spoglio. Ok. Allora, speriamo di farcela, quello mi pare che sia giusto giusto. Se non ricordo male, la latta di queste sono giusto giusto 6 pezzi di formaggio, sì. L'ultimo qua e poi andiamo, che se nel frattempo lo appoggio qua fuori, dopo lo vado a portare là e qua c'ho le uova. Devo sperimentare, devo fare un esperimento nella prossima live con queste uova. Perfetto. Allora, qua è pronto. Quindi io direi di andare a fare un salto al ristorante. Allora, vediamo se dove che ho messo salsicce. Ah, c'ho le salsicce, giusto. Le salsicce qua da vendere. Allora, qua abbiamo salsiccia di maiale, polpetta. Vediamo un poco.
Facciamo un po' questa pazzia. Vediamo un po' quanto ci fa guadagnare, almeno recuperiamo qualcosina. Salsiccia di maiale, ok. Questo qua si vende solo le salsicce. Vediamo un po' se mi conviene, recupero. Recuperiamo qualche soldino qua, è che ci va sempre bene. Salsicce, oh, quasi quasi venda tutto. Se mi offrono 1 miliardo di dollari in totale, vediamo un po' se siamo fortunati, DJ. Vediamo un po' se ci pagano bene qua. Perché tutto sommato le spese e le uscite ci sono, e quindi recuperiamo pure i soldini. Ecco, magari riusciamo a recuperare i soldini nell'acquisto delle gallinelle. Ok, vediamo un po'. Il nostro amico c'è il piatto che ci viene a salutare. Io rinascerò. Dunque, a sinistra e poi destra. Vediamo se siamo fortunati, mettiamoci un po' meglio. Ok, allora la maiale, non ce l'ho. Vediamo quando mi danno qua, quando arrivo. Ah, faccia la miseria, stavolta la salsiccia di maiale salame l'ha pagata molto di più, e quindi perfetto, abbiamo recuperato abbondantemente. Allora, adesso devo andare di qua. Voilà. Lasciamo stare un poco le galline con il gallo qua. Tempo di ambientarsi. Abbiamo. Ah, ecco cosa devo fare. Devo andare alla ferramenta ed acquistare un po' di vernice. Facciamo qua per il momento. Ecco qua. Un saluto a voi che vi siete appena entrati nel canale. Io mi presento. Mi chiamo Fabrizio. Per gli amici qui su Twitch mi chiamo Dablo, per l'amico Fernbus ODB, per l'amico Jason Farm, ciò che state guardando in questo momento non è un semplice gameplay, ma è la creazione di un nuovo format chiamato Soft Gaming. L'intento del soft gaming è quello di rilassare coloro che guardano la live, o voi che in questo momento state guardando questo video in replica sul canale Twitch,
e in replica su YouTube. Il video su YouTube di questa live sarà disponibile venerdì alle 12 sul mio canale YouTube. Hi everyone, welcome to the stream. Thank you for watching this live streaming, and thank you so much if you are watching this video in replay here on Twitch or on my channel on YouTube channel. Thank you so much. If you you can watch this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. Thank you so much. I hope I will do to you a good company, and I feel in great company with you. Thank you so much. Salut à tous. Merci pour vous être arrêté ici dans cette direct. Je m'appelle Fabrizio. Je suis connu dans la communauté de Twitch sous le nom de Dablo, comme m'appelle mon ami Fermus 08, ou Debbie, comme m'appelle mon ami Jason Farm. Ce que vous êtes en train de regarder dans ce moment-là, ce n'est pas un banal gameplay, mais c'est l'invention d'un nouveau format qui s'appelle soft gaming. Le soft gaming, c'est un genre de production de vidéos, et le but de ce genre de direct ou vidéo, c'est de faire sentir relaxé ceux qui regardent la direct ou la réplique. Merci beaucoup. J'espère que vous allez agréer ce genre de direct. Voilà. Allora, adesso prepariamo il verde. Un po' troppo saturazione, non mi piace. Un po' più scuro, ecco qua. Allora, questo lo salviamo, andiamo con rosso, troppo saturo. Ok, e mo prendiamo un bel azzurro e lo salviamo. Bianco, 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 bianco. Vediamo se riusciamo a farlo diventare bianco. Diciamo che è bianco, va. Ok, allora io direi di carichiamo il colore, questo 1, 2, 3 e 4, poi bianco me ne serve 1, 2, 3, anzi 4, poi prendiamo il verde, me ne basta uno, e il rosso pure. Speriamo di farcela mo. Oh, quanta roba devo portare.
fatta pure l'ora qua. Si è fatta una certa ora. Questo è il bianco. Cerco di metterlo un po' in una maniera decente qua. Questa è sempre bianco, sì. Questo è verde. Il rosso. Ancora bianco. Ah, questo dovrebbe essere, ah, questo è azzurro, ok. Allora, l'azzurro mi servirà per dipingere la maggior parte della struttura creata. E poi farò qualche piccolo ritocco in tricolore. So I will use the blue light for painting the majority of the external surface of the laboratory. Then I will do a retouch with the red, the white and the green. Ovviamente la porta la devo dipingere di un altro colore. Alors j'ai acheté de la peinture azur, blanche, rouge et vert. Je vais peindre la majorité Alors, c'est un bon fonctionnement. Ok. Je vais peindre la majorité de ces surfaces-là. Et puis, je vais peindre de azur la majorité des surfaces externes. Voilà. Però qua si va sempre. Saliamo sopra qua. E infatti ho dipinto la porta rossa. Hi, welcome to the stream. How are you? Thank you so much for being here. Porta qua l'abbiamo dipinta di rosso, ma iniziamo a dipingere d'azzurro la facciata qua. Azzurro che è? Diciamo azzurro, va. Poi vediamo eventualmente se ritoccarla con qualche altro colore. Raffax 1120 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille, Rafax, benvenuto o benvenuta nel canale. Buonasera e grazie mille per il follow. E qui noi in questo momento stiamo cercando di rimettere un po' a posto questo deposito qua.
anzi il grande laboratorio. Rafax, ancora benvenuto, benvenuta nel canale. Io mi chiamo Fabrizio, ma qui la maggior parte degli amici streamer mi conoscono sotto il nomignolo. Ah, grazie. Grazie. E gli amici della Zappa Storta sono amici miei, quindi sei il benvenuto. Rafael, grazie ancora. Quindi sei, diciamo così, fai parte del club. Anche io faccio parte del club degli amici della Zappa Storta. Forse qua ce la faccio a fare. Chissà se ce la facciamo, vediamo un po'. Vero che è venuta una mezza zuz, però. Ah, e qua devo ancora dipingere. Ancora altro. Forse ce l'ho fatta giusto giusto qua. Mi sto un po' dilettando qua, però così non mi piace. No, io direi di usare un po' di bianco qua. Sto cercando di dare un look un po' più particolare a sto laboratorio perché mi sembrava un po' spinto con che per l'amor di Dio il color legno naturale è bello, però diciamo che qualcosa di un po' più particolare ci vuole e quindi sto cercando. Per il momento metto un po' una mano di bianco, poi vediamo qualche altro colore. Anzi, la scala quasi quasi la farei proprio azzurra. Sì, altrimenti si confonde. Effettivamente, vediamo forse. Chat, che dite? Vado ad acquistare altro materiale di vernice, lascio solo la rampa di scale dipinta d'azzurro qua. Che dite? Rafax dici che azzurro. DJ, tu cosa dici? A voi spetta l'ultima parola, quindi mi atterrò a ciò che mi dite. Però forse le pareti qua le lascio. Sto pensando di lasciarle così. Però sto bianco è un po' troppo sgargiante. Affatica un po' gli occhi, eh. Dovrei forse cambiare colore. Vabbè. Poi vediamo.
Sto pensando che forse. Ok, grazie Rafax per essere passato in live, grazie per la compagnia. Ti auguro un buon lavoro e buona continuazione. E quando vuoi, passa qui che a disposition. Grazie ancora a te per il follow e per la compagnia. Ti diamo un'occhiata. È presto, effettivamente. Oh, un ovetto. Però, mi sa che devo comprare una cesta a parte qua. Qua c'è un altro ovetto, ma le lascio qua, poi passo a prenderle fra qualche giorno. Eccolo là, il bel balcone. Ah, ecco dove mancava. Devo fare ancora. Chissà se conviene lasciarlo così. Che tutto sommato non è male. Solo forse la tonalità dell'azzurro è un po' troppo scura. Anzi, forse.
Thank you.
Thank you.
Io vi ringrazio come sempre di avermi fatto compagnia, ringrazio tutti voi che avete guardato questo video in diretta e ringrazio soprattutto voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch o su YouTube. Mi auguro di avervi fatto buona compagnia. Voi a me l'avete fatta durante questa diretta su Twitch. Vi ricordo che il video è disponibile su YouTube venerdì alle 12. Poi, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati fino al 70% in multipiattaforma, nella descrizione del video troverete il link per acquistare il gioco scontato. Questo e altri giochi anche in multipiattaforma. E i miei canali social media e se vi va, insomma, datemi una mano a farli crescere. L'appuntamento è per mercoledì prossimo. È per mercoledì prossimo, sempre alla solita ora. Mi sto dimenticando qualcosa. Se avete un account Amazon Prime con Amazon Prime Gaming collegandolo qui su Twitch potrete sostenere il canale in maniera gratuita dando il vostro supporto. Grazie ancora a tutti quanti voi per aver guardato questo video. Restate sintonizzati per voi che state guardando questo video in replica. A breve poi partirà un altro video della programmazione che è House Flipper. Che è House Flipper, appunto. Restate sintonizzati e mi auguro come sempre di avervi fatto compagnia ancora una volta. E adesso passiamo ai saluti in lingua inglese. So, thank you so much for making me company here on Twitch. I hope I have done the same for you. If you are watching this video on replay here on Twitch or on my YouTube channel, you will find and watch this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. If you are interested to buy this game or other games for multi-platform, so PC, PS4, PS5, Xbox, etc., etc., you will find in the description a few links that are the link where you can buy the game with a low price up to 70%. You will find as well my social media channels links, and please, if you want to let me grow up, please follow them. Our rendezvous with Range Simulator is for next week at the same day. Stay, please don't leave this video. If you are watching this video and replay here on Twitch, you will find following this video another stream that is House Flipper. And if you have an account with Amazon Prime, you can use your Amazon Prime here on Twitch with Amazon Prime Gaming, and you will support this channel for free. Thank you so much. Please stay tuned. Now I will say cheers to my French friends. Thank you. Thank you. Alors, notre rendez-vous pour House, pardon, Ranch Simulator pour aujourd'hui, il est terminé.
le rendez-vous. Notre rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, mercredi prochain. Vous pouvez regarder cette vidéo sur mon canal YouTube le vendredi à midi. Je vous dis merci à vous que vous êtes en train de me faire compagnie dans la directe et j'espère que je vous ai fait de la bonne compagnie à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant la réplique ici sur Twitch ou si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous allez trouver des liens si vous êtes intéressé à acheter Ranch Simulator à prix réduit jusqu'à 70%. Vous allez trouver dans la description de vidéo sur Twitch et sur YouTube. Vous allez trouver aussi le lien pour suivre mes canaux social media. Et si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez donner un soutien à ce canal parmi les SAP. Donc, fait gratuitement, vous reliez votre compte Amazon Prime ici sur Twitch Amazon Prime Gaming et vous allez aider ce canal gratuitement. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder cette vidéo, je ne sais pas si je l'ai dit, vendredi à midi, et je l'ai dit, voilà. Maintenant, je vais vous saluer, et je vais parler dans la langue napolitaine. Et s'il vous plaît, restez ici, après cette vidéo, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique, il va suivre une autre vidéo, qui c'est Oz Flipper. Voilà. Merci beaucoup, restez ici. Et maintenant, je vais parler en napolitain. Allora, voyons. L'appuntamento di nostro per questa settimana con Range Simulator finisce oggi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Poi, se volete accattare su gioco Range Simulator o di gioco multipiattaforma, scontato fino al 70%, da descrizione lo vedete sia a coppa Twitch sia in coppa YouTube trovate certi link fra cui o prima e chi non l'ha potuto accattare io ho scontato e poi ci stanno pure i canali miei social media che sono Facebook, Instagram, YouTube e mi facesse piacere magari se insomma che voi facesse diciamo che seguissero questi canali qua. Poi se tenete Amazon Prime e volete dare una mano a questo canale a crescere, potete collegare all'account vostro Amazon Prime coppa Amazon Prime Gaming con coppa Twitch e date una mano a questo canale gratuitamente a farlo crescere. Detto questo, l'appuntamento per la settimana prossima viene lì a mezzogiorno. Trovate o video registrato in coppa YouTube. Io vi ringrazio ancora una volta per avermi fatto compagnia voi a me in diretta e spero che vi abbia fatto buona compagnia a voi in replica. Voi vi saluto. Grazie assai, thank you so much everyone. Ma raccomando, non veniate, aspettate che ci stanno due video che va divertire e rilassare. Grazie ancora, thank you so much, merci beaucoup, grazie mille a tutti e state buona. Ciao a tutti.